Avevate chiesto una reazione e la reazione c'è stata? Sì, ci siamo divertiti in campo e devo dire che la squadra ha fatto una partita gaiarda eh, l'abbiamo messa, messa sul ritmo e insomma, abbiamo subito un gol e siamo stati abbastanza ingenui perché abbiamo lasciato la palla, perché gli avversari avevano chiesto di tirarla fuori poi loro l'hanno presa, hanno fatto l'azione e dalla punizione è nato il gol proprio però perché la squadra ha avuto una grande reazione Pareggiato meritatamente, abbiamo meritato sicuramente di vincere questa partita, ma quello che io vado dicendo da diverse giornate è che il Giulianova ha una rosa di giocatori capace di vincere contro qualsiasi squadra, quindi quello che ho visto deve essere la normalità. Ecco, come se la spiega lei questa doppia faccia del Giulianova in casa in un modo, in trasferta in un altro? È perché non abbiamo ancora probabilmente un'identità di spogliatoio, perché abbiamo quasi tutti i giocatori nuovi, parlo degli over, e quindi eh, prendere quella identità che poi ti porta a combattere su tutti i campi, penso che ci voglia un po' più di tempo, quindi in casa invece il nostro pubblico ci spinge sempre a fare insomma, delle belle prestazioni quindi in casa è più facile Lei ha appena detto che eh, la squadra è al completo, che può vincere contro ogni squadra ma sul mercato qualche ritocchino lo farete? Ma sì lo faremo, lo, lo abbiamo già eh, annunciato lo faremo e vediamo quest'altra partita perché penso che adesso le, le mie decisioni più importanti avverranno dopo la trasferta di Avezzano perché la squadra lo mostra sempre in trasferta le carenze, quindi adesso voglio vedere domenica quello che succederà a Vezzano e poi tireremo le conclusioni se fare un mercato più, più o meno importante. Ecco.